Allora siamo con Giovanni Pagliari, l'allenatore del Foligno. Come giudica mister questo derby finito 1-1? Sperava al 45esimo, 46esimo, sinceramente, di pareggiare questo incontro dopo il vantaggio dei rossoverdi? Ma noi speriamo sempre, il nostro lavoro, anche perché la squadra secondo me era in svantaggio immeritatamente, sono ingenuità, però era una partita più da pareggio secondo me. Poi certo che quando arrivi a tempo scaduto, anche se era successo già l'anno scorso a Terni, però sono contento per i ragazzi, perché hanno meritato questo pareggio, hanno lottato fino alla fine, ci hanno creduto fino alla fine. Per quello che riguarda le due reti, che ci vuol dire? Cioè, sia sulla rete della Ternana il vantaggio di Nolè e poi sul pareggio di Galluppo. Sono state due reti condizionate da errori difensivi delle due squadre o no? Sì, c'è stato nel nostro è stato un invio sbagliato, ma capita, fa parte del gioco. Poi il tiro di Nolè improvviso, il portiere Zandini aveva fatto un miracolo prima, ha cercato di prendere, era stato preso controtempo. Però ripeto, il nostro, sono state 4-5 rimpalli, non hanno buttato via la palla e Galluppo ha fatto un gran gol. Il risultato a suo parere di 1-1 è giusto, fotografa l'andamento delle vicende della gara? Per me sì, non abbiamo rubato niente, perché nel secondo tempo la Ternana, che è una grossa squadra, non avevano creato molte palle gol, non aveva creato tante palle gol. Rispetto alla partita d'andata, come ha visto i rossoverdi? La Ternana è una squadra forte, lo sapevo, una squadra ben messa, che se non l'affronti tatticamente in un modo giusto rischi di farti male di brutto. E per quello che riguarda il Foligno, noi l'abbiamo visto molto migliorato rispetto alla gara d'andata, quindi lei spera naturalmente di salvare questa squadra come l'anno scorso? Sì, è cambiato un po' il gruppo, è cambiato lo spirito e io sono convinto che lotteremo, è più dura di l'anno scorso, ma sono convinto che ce la faremo. Va bene, grazie. Grazie a voi.